E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi sei proprio una gozza. Oh no. No amore, non ti preoccupare, oggi ti faccio le cozze. Sì, andiamo subito di là, andiamo a preparare la nostra pepata di cozze. Andiamo. Ecco gli ingredienti per preparare la nostra pepata di cozze. Mi raccomando soprattutto le cozze che siano certificate in rete e comprate dal vostro pescivendolo di fiducia. Esatto. Va bene? Mi raccomando. Ingredienti, ingredienti. Poi gli ingredienti. Quanti ingredienti? Allora, 3 cucchiai di olio extravergine del prezzemolo. Io ne uso poco prezzemolo perché a me non piace tanto, ma voi potete anche abbondare. Aglio. 3 spicchi. Pepe. Quanto ne volete voi. Va potete bene? Usare anche il peperoncino volendo, io invece preferisco il pepe nero. Adesso vi faccio vedere come si puliscono le cozze. Andiamo. Che divertimento. Ok, usciamo le nostre cozze dalla rete. Le cozze vanno tenute in frigo, se non vengono consumate il momento stesso in cui vengono comprate, tenute in frigo in rete, strette strette, e con un canovaccio bagnato sopra. L'indomani... Perché se no scappano? No, se no si aprono. Ai ai. Sono fresche. Benissimo, e adesso procediamo alla pulitura. Quindi mettiamo a bagno. Pulire la cozza è molto semplice, si prende questa codina che fuoriesce dalla cozza e si trascina verso la parte tondeggiante, così, vedete? E si stacca automaticamente. A questo punto la cozza è pronta per essere messa in padella. E io, siccome sono anche abbastanza una rottura, con una spugnetta pulita faccio anche questo lavoro, ma la spugnetta deve essere nuova e usata solo per questo, in modo da pulire anche l'esterno della cozza. A questo punto direttamente in padella l'aglio, il prezzemolo, l'olio, ed pepper, tanto pepe. Quindi giriamo ben bene le nostre cozze in modo che si umettino tutte di olio, di pepe. Ok, accendiamo una bella fiamma viva, copriamo e lasciamo andare fino a quando tutte le cozze non saranno aperte, ma massimo in un 15 minuti vedrete che si apriranno tutte. Di tanto in tanto andate a rimestare, ma sempre ben coperto. Se non avete un coperchio abbastanza grande, potete utilizzare anche un vassoio di alluminio per coprire il tutto. Fiamma viva, aspettiamo che le nostre cozze si aprano tutte e prendano sapore, e ci vediamo tra un po'. Ed eccole qua le nostre cozze belle fumanti e pronte per essere mangiate. Guardate, sono venute benissimo, il pepe è dentro dappertutto, quindi pronte per essere gustate alla grande. Assaggiamole. Deliziose, succosissime e saporitissime. Ora vi lascio le foto, se volete a questo punto che dovete aggiungere una bella manciata di prezzemolo, io evito perché a me non piace, se volete potete aggiungere birra, vino, per sfumarle un po', io le lascio così al naturale. Vi lasciamo le foto e noi ci rivediamo di là. Semplice, facile, economica, facile da fare, economica, veloce e nutrientissima, piena di cose che fanno bene. Mi raccomando, pulite bene le cozze all'esterno. Io non sono riuscita benissimo a pulirle, mea culpa, mi sono fatta proprio anche male a cercare di pulirle. Ho fatto del mio meglio, comunque le mie cozze erano coltivate, già pulite, non erano pericolose. Dal cozzaro di fiducia, sì. E quindi... preparate la vostra pepata di cozze, dateci le vostre alternative, perché so che alcuni ci mettono il vino, alcuni ci mettono la birra, il pomodoro, anche la vodka, io non ci ho messo niente. Fatemi sapere voi come la fate, lasciate tanti commenti, iscrivetevi alla pagina e condivideteci. Noi benissimo. Ci vediamo presto sulle vostre tavole. Ciao.